Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, "Remember when we used to play? Bang, bang. I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down." Possiate avere questo incontro e questo momento che, voi sapete, nella storia della nostra scuola è importante sempre conservare la memoria degli avvenimenti. La storia l'abbiamo sempre fatta vivendola, l'abbiamo sempre fatta intervistando i testimoni quando si può. Infatti i nostri ragazzi, accompagnati dai loro docenti, hanno anche scritto un bellissimo libro intervistando gli ultimi testimoni della Shoah e cominciando da un episodio di Tore Piccilli, dove qualcuno aveva anche detto di no, perché si poteva anche dire, era, si doveva dire sempre sì, no, una disobbedienza civile. E quindi in effetti noi da sempre abbiamo questa motivazione forte di una scuola che vuole costruire un profilo professionale interessante, all'avanguardia dei tempi, perché noi siamo l'Istituto Tecnico Economico, quindi qui si fa finanza, marketing, però c'è anche delle sezioni di turismo. Però io penso che un buon cittadino, un buon professionista non deve mai dimenticare da dove parte la grande lezione della storia. E quindi tutto questo noi abbiamo sempre coltivato la memoria anche dei tempi recenti, abbiamo lavorato molto bene con la Fondazione Flamini, è venuto qui il figlio di Tarantelli, il famoso economista bravissimo ucciso dalle Brigate Rosse. Abbiamo intervistato tanti testimoni che hanno avuto, purtroppo sono state vittime di fenomeni che è giusto che la scuola ne tratti, diciamo, ne conservi la testimonianza, ne parli, perché gli errori del passato devono essere veramente, diciamo, il viatico per chi va avanti, e perché ovviamente gli errori della storia non si ripetano, perché dietro l'angolo è sempre facilissimo ritrovare gli stessi orrori. È vero, non sono molto lontani da noi tanti episodi che hanno le guerre, e sempre attualmente abbiamo visto con veramente il fiato sospeso quello che succedeva in Crimea, quello che succede in Ucraina, insomma, ci vuole sempre una grande consapevolezza, perché alla loro età, quanto si è giovani e quanto magari l'intemperanza del momento può far fare dei passi che poi si pagano caro. Quelli che così, in modo un po' retorico, un po' letterario, cinematografico, sono stati definiti gli anni di piombo, sono gli anni che, diciamo, hanno caratterizzato il nostro paese, sono stati veramente degli anni pesantissimi, bui, che la nostra democrazia ha dovuto sopportare. Anni in cui si poteva morire perché, non perché si era Tizio e Caio, ma perché in quel momento tu simboleggiavi qualcuno, qualcosa, e quindi, non so, abbiamo incontrato la moglie, la figlia del professore Paolella. Il professore Paolella era uno studioso serio, un medico, che voleva migliorare la vita nera. Non è che voleva fare chissà che cosa di rivoluzionario. In quel momento, siccome si diceva
che uccidendone uno ne educavi 100, veniva ucciso. Come noi abbiamo dovuto assistere a questo, diciamo, alla fine, alla morte di Aldo Moro e di tutte le persone che erano con lui, perché non ci dimentichiamo mai tutti i caduti di Via Fani. E quindi oggi, ecco, è un momento in cui vogliamo ripercorrere questi anni e dire che cosa è successo alla nostra Repubblica, come ci si può anche riprendere, come abbiamo ripreso un cammino democratico. Questo ci interessa molto. Quindi questa è un'occasione in cui voi ragazzi potete avere una testimonianza diretta, lo potete dire a casa, alle vostre figlie. Oggi abbiamo conosciuto delle persone speciali. Non solo il dottor Bianconi, che è un grande giornalista del Corriere della Sera, che ha scritto questo bel libro, perché non era facile, ecco, ricordare tutto questo e farlo con la misura e lo stile con cui l'ha fatto, ma adesso abbiamo qui anche il figlio dell'autista di Aldo Moro. Eccolo qua. E voi capite bene quanto coraggio ci vuole e come il piacere che io veramente ho avuto nel conoscerlo, nel vedere che questo signore che voi vedete qua aveva 11 anni quando si è ritirato magari da scuola e ha saputo che non aveva più il padre e che gliel'avevano ucciso violentemente. Stava a terra, è un padre che lui non ha avuto più, che gli è mancato nella vita, di cui ha dovuto magari sapere le cose attraverso le testimonianze, non è cresciuto con lui, e chiunque ha un dolore così sa cosa significa essere diciamo privati diciamo di crescere con un padre che ti accompagna, che si occupa di te, che cerca di darti un consiglio, una mano, ti rende forte, ti rende più. E io penso che però questi dolori non appartengono solo a lui, io già gliel'ho detto, ma appartengono a noi tutti, appartengono alla famiglia umana. Noi siamo anche noi segnati profondamente da tutto questo, perché tutto questo ci davvero è un grande sfregio per un paese democratico, libero, che non vuole parlare, vuole fare una dialettica di parole, ma non certamente la dialettica diciamo, mitragliette o bombe, come ci sono state. Quindi io non voglio dirvi altro, perché non voglio assolutamente appesantire questa cosa, e poi mi fa piacere che parlino loro, parlerà il filmato. Dottor Bianconi. Grazie. Allora, come diceva la preside, adesso stamattina parleremo della storia di un bambino che è diventato grande all'improvviso, non solo per i motivi che diceva prima la preside, cioè che appunto ha perso un papà, ma anche perché all'improvviso si è ritrovato a dover si sente qualche cosa che non va. No, basta spegnere i telefoni. Ci vuole, sai, qui. Dicevo, non solo ha perso il papà, ma ha dovuto anche scoprire attraverso la perdita del papà una storia molto più grande nella quale lui era precipitato, che è la storia, un pezzo della storia d'Italia, cioè il paese in cui viviamo ha subito un evento cruciale, perché è stata una svolta come sono state poche altre nel corso della storia della Repubblica Italiana, e in quella storia suo padre è rimasto coinvolto e inghiottito. Quindi diciamo c'è una doppia scoperta, da un lato quello della vita che cambia la sua vita personale, dall'altra quella di un paese che cambia. Sono due cose che si sovrappongono e si dipanano contemporaneamente, e
di questo parleremo con lui. Prima vediamo un filmato che dura non solo, non di più, che illustra un po' quello che è successo e il contesto in cui quello che è successo, perché la mattina di 36 anni fa, il 16 marzo del 78, non è che è successa all'improvviso, c'è stata una storia prima che dura quasi 10 anni e anche di più se vogliamo, poi ne parleremo brevemente e poi c'è una storia che prosegue. Quindi adesso vediamo un filmato che ci contestualizza tutto questo e poi ne parliamo per un po'. Grazie.